La valle del fiume Luangwa, nello Zambia, una delle sconfinate lande selvagge africane. Qui si alternano due stagioni, molto diverse fra loro. Quella delle piogge e quella secca. E la stagione secca qui è una delle più impietose che si possa immaginare. Quasi 7 mesi con a malapena qualche goccia di pioggia e temperature in continuo aumento. Gli animali devono vedersela con pozze d'acqua che si prosciugano e un caldo opprimente. Quest'anno la situazione è più difficile che mai. Il cambiamento climatico globale sta influenzando le stagioni ovunque. Animali grandi e piccoli si battono per conquistare cibo e spazio vitale. Ogni giorno diventa più difficile sopravvivere. Ma c'è anche chi ne trae beneficio. La stagione secca porta abbondanza per coloro che sono pronti a sfruttarla. Sono 25.000 gli ippopotami che vivono nel fiume Luangwa. È la più grande popolazione di ippopotami del mondo. I branchi sono noti anche come gruppi sociali. L'acqua è ancora sufficientemente profonda da permettere loro di immergersi e per ora c'è spazio in abbondanza per tutti. Comunicano in continuazione. I loro versi innescano una serie di conversazioni a catena che viaggiano lungo il fiume. È un modo amichevole di far sapere agli altri chi c'è nelle vicinanze e dove sono i confini di ciascun branco. Un maschio dominante o un maschio alfa. Ha più di 20 anni e controlla un territorio che si estende per 100 metri lungo il fiume. Il suo gruppo sociale è composto da una 30ina di ippopotami, per lo più femmine e cuccioli. E un paio di maschi più giovani che tollererà finché non rappresenteranno una minaccia. Il membro più giovane del branco è una femmina di 1 mese. Alla nascita pesava quasi 45 kg e grazie a una dieta ricca di latte cresce in fretta. Ma è nata in un momento difficile. Quando il corso del fiume si sta riducendo. È metà luglio. Non piove da 2 mesi. La stagione secca è iniziata, ma deve ancora rivelarsi in tutta la sua potenza. La valle del Luanga, nello Zambia, lunga più di 700 km e larga 100, rappresenta la coda della Rift Valley africana. A renderla tanto speciale è un mosaico di habitat. Fertili praterie fiancheggiate da foreste ombrose. E lagune dalla vegetazione rigogliosa. È una rete intricata di aree abitate, in cui si trova un'incredibile varietà di forme di vita. Al centro di tutto questo c'è il fiume Luangwa. Uno dei più grandi fiumi senza dighe dell'Africa, nonché un'ancora di salvezza per la valle.
In questo periodo dell'anno la sua portata è già dimezzata rispetto alla stagione delle piogge. Con l'aridità che avanza, il fiume attira animali da chilometri di distanza. Centinaia di specie dipendono da esso per sopravvivere. Ogni stagione secca qui è impietosa. Può durare 7 mesi, da maggio a novembre, in cui praticamente non piove mai e le temperature sono in continuo aumento. Ma quest'anno la siccità è ancora più pesante del solito. È l'anno di El Niño. Il fenomeno di riscaldamento globale è innescato da cambiamenti che si verificano nelle correnti dell'Oceano Pacifico. I suoi effetti si ripercuotono su tutto il pianeta e in Africa. Il fiume Luangwa si snoda sinuoso. Mentre serpeggia attraverso la valle, la sabbia morbida viene erosa dai bordi esterni dell'argine e depositata all'interno. Nel corso del tempo le grandi anse vengono isolate, creando meandri fluviali, un ricordo del vecchio corso seguito dal fiume. Queste lagune sono oasi di vita. È anche uno dei motivi per cui la valle del Luangwa vanta una tale abbondanza di flora e fauna. Alcune lagune si sono già prosciugate, ma questa è grande. È lunga quasi 1 chilometro. E c'è ancora acqua in abbondanza. La lattuga acquatica cresce in tutte le zone paludose dell'Africa. È una delle più prolifiche piante acquatiche del mondo. Galleggia sulla superficie, mentre le radici affondano in profondità. È un paradiso per gli insetti acquatici. Le larve vivono tra le radici sommerse e i crisomelidi adulti emergono a migliaia per mangiare le foglie succulente. E a loro volta sfamano centinaia di uccelli. Le jacana africane hanno in proporzione le dita più lunghe di qualunque altro uccello. Quasi 20 centimetri dalla punta anteriore a quella posteriore. 2/3 della lunghezza del corpo. Distribuiscono il peso delle jacana mentre camminano in punta di piedi sul tappeto di vegetazione, senza affondare. Le jacana non arrivano in profondità con i loro becchi, ma hanno imparato a sfruttare la presenza di un altro abitante della laguna. Un ippopotamo è una mangiatoia ambulante. Sollevando la vegetazione dall'acqua, permette alle jacana di cacciare gli invertebrati nascosti tra le radici, a cui altrimenti non arriverebbero. E all'ippopotamo non spiace avere compagnia. Questo è un vecchio maschio. Conduce una vita tranquilla, lontano dalla confusione dei branchi principali nel fiume. Ma la sua laguna non resterà così per sempre. È la fine di luglio e a mezzogiorno le temperature superano i 25 gradi Celsius.
Ogni giorno evapora sempre più acqua. Ora è ancora abbastanza profonda, ma alla fine l'ippopotamo sarà costretto a spostarsi. Molte delle pianure della valle sono vecchie lagune insabbiate, che si sono formate quando il corso del fiume è cambiato. Sono la testimonianza della dinamicità del paesaggio. Il terreno qui è fertile. Arriva dalle colline vulcaniche del nord e l'erba nutriente sfama centinaia di bocche. I puku e gli impala hanno bocche piccole e labbra morbide che sono perfette per spiluccare i corti fili d'erba. Ma le pianure non sono al loro appannaggio esclusivo. L'erba costituisce il 50% della dieta dei babuini, che mangiano diversamente dalle antilopi. Usano le abili dita per cogliere gli steli e strappare i rizomi. Babuini e antilopi competono per accaparrarsi le risorse, ma con tutti questi occhi e orecchie vale la pena condividere gli stessi spazi. Tanti animali al pascolo attraggono predatori affamati. Ma i babuini sono dotati di una vista eccellente e possono godere di una posizione di vantaggio arrampicandosi sugli alberi. Le antilopi, d'altro canto, sono dotate di un ottimo udito e di un buon olfatto. In questo modo si aiutano e tutti traggono benefici dai gridi d'allarme gli uni degli altri. Un leone di passaggio non ha alcuna speranza di tendere un agguato una volta che parte il tam-tam nella prateria. Anche i giganti d'Africa sfruttano le fertili pianure. La punta della proboscide di un elefante è sensibile come le dita degli esseri umani. Raccogliere l'erba un filo alla volta è un modo lento di accumulare i 130 kg di cibo al giorno di cui necessita un pachiderma. Ma nella stagione secca tutto fa brodo. Questo cucciolo ha solo 2 anni, eppure ha già percorso centinaia di chilometri. Un branco di elefanti non può fermarsi. Se restano in un posto troppo a lungo, distruggono le provviste di cibo. I terreni boschivi della valle sono costituiti da oltre 300 specie di alberi, ognuna delle quali ha la propria strategia per sopravvivere alla stagione secca. I boschetti di ebano non crescono mai troppo lontano dal fiume. Le loro lunghe radici assorbono l'acqua dal terreno. La ridotta superficie delle piccole foglie degli alberi di acacia aiuta a ridurre la perdita di umidità, cosa che permette agli alberi di crescere più lontani dall'acqua.
Ma la strategia di adattamento più incredibile è quella che si riscontra nella foresta di Mopane, che ogni anno si trasforma in un meraviglioso scenario autunnale. Agosto è appena cominciato. Siamo ancora all'inizio della stagione secca. Ma questa foresta si trova a diversi chilometri dal fiume e l'acqua scarseggia. Ogni albero di Mopane taglia l'apporto di umidità e sostanze nutritive alle proprie foglie. Senza il pigmento verde, la clorofilla, le foglie diventano dorate e cadono, proprio come succede in autunno nell'emisfero nord. Il tappeto di foglie cadute crea un habitat del tutto nuovo sul pavimento della foresta. Questi disegni sulla sabbia sono opera di un mirmeleontide. Pensate siano carini? Questi insetti, grandi meno della metà dell'unghia del vostro mignolo, sono allo stadio larvale e sono predatori voraci. Enormi mandibole simili a tenaglie fungono da armi temibili e sono perfette per afferrare le prede. Grazie alla loro bravura nella caccia, questi insetti sono noti comunemente come formica leoni. Ciascuno di questi killer in miniatura scava una piccola fossa, profonda circa 5 centimetri. È costruita con cura, in modo che le pareti siano a uno specifico angolo. Cederanno alla minima sollecitazione. Il formicaleone, ora, non deve far altro che aspettare. Le formiche si trovano in qualunque habitat, tranne che ai poli. E qui ai tropici arrivano a costituire per peso fino al 25% di tutto il regno animale. Ce ne sono tante e sono la preda ideale. Questa formica tenta una fuga eroica verso la libertà. Ma non è facile sottrarsi alla scaltrezza del formicaleone. Lanciando sabbia, destabilizza le pareti della fossa. Paralizza la preda iniettandole il veleno. E gli enzimi contenuti digeriscono la formica dall'interno. Il formicaleone succhia il suo pasto come se stesse bevendo del succo con una cannuccia. E una volta finito, butta via il cartone vuoto. Ma lo scarto di uno è il tesoro di un altro. I passeri tessitori raccolgono qualunque cosa riescano a trovare tra le foglie cadute. Dagli insetti ai semi. Vanno in cerca di cibo in stormi, ma in questo periodo dell'anno è più difficile trovare da mangiare e sono sempre più insofferenti.
Gli alterchi però durano poco. Questi uccelli gregari sono un modello di vita comunitaria. Hanno uno dei sistemi sociali più singolari del mondo degli uccelli. Quando sarà il momento di riprodursi, i membri di una coppia alfa saranno gli unici uccelli a deporre le uova. Il resto dello stormo aiuterà ad allevare i piccoli. È un po' come se fossero un piccolo branco di lupi. Ciascun passero tessitore ha il suo nido in cui appollaiarsi, ma ogni nido è opera di tutto il gruppo. I nidi avranno anche un aspetto disordinato, ma sono un'opera inconclusa. Un progetto di ristrutturazione che non vede praticamente mai fine. Tutti i nidi sono sullo stesso lato dell'albero, in una posizione scelta in modo che ricevano la giusta quantità di sole mattutino e siano riparati dal vento. Una doppia entrata è una misura di sicurezza. In caso di emergenza, si può sempre sgattaiolare dalla porta sul retro. È la fine di agosto. 4 mesi di siccità perenne. Nel fiume, gli ippopotami hanno più difficoltà a trovare acque abbastanza profonde in cui immergersi. La groppa esposta all'aria è un invito irresistibile per le bufaghe. Questi piccoli volatili mangiano qualunque cosa riescano a piluccare dall'animale ospite. Zecche, cerume, pelle morta. Eliminando i parassiti, le bufaghe fanno un favore agli ippopotami, ma non si fermano lì. Tengono intenzionalmente aperte le ferite, cibandosi della carne viva. Quando le beccate diventano insopportabili, serve un colpo di coda. Ma a questi uccelli molesti non sembra dispiacere farsi una doccia. Male che vada, un'immersione fa sloggiare anche il più testardo dei passeggeri. Non importa, c'è sempre un altro ippopotamo su cui saltare. In questo periodo dell'anno la stagione secca è all'apice. Gli ippopotami sono ancora più irritabili a causa dell'abbassamento del livello dell'acqua. Meno acqua è sinonimo di meno spazio. I branchi vicini si ritrovano a stare sempre più attaccati. I maschi dominanti iniziano a innervosirsi per la vicinanza di altri maschi ai loro harem. La tensione sale. E quando un maschio rivale si mette in mezzo, il maschio dominante perde le staffe. Questa madre deve tenere il proprio cucciolo vicino.
Un ippopotamo di 3 tonnellate potrebbe facilmente travolgerlo. È solo una piccola scaramuccia, per questa volta. Ma è la premessa dei fuochi d'artificio che verranno. Il livello del fiume continuerà ad abbassarsi e gli ippopotami si ritroveranno sempre più vicini. Ma per alcuni l'abbassamento delle acque rappresenta un'opportunità. Gli argini esposti sono il perfetto luogo dove nidificare per i gruccioni fronte bianca. Ogni colonia si divide in diversi clan, famiglie allargate che mantengono rapporti stretti. Le coppie stanno insieme per tutta la vita e si alternano nella cova delle uova. Un solo gruccione può arrivare a mangiare 250 insetti al giorno. E ciascuno porta da mangiare al partner impegnato nella cova. Ma in questa comunità la cooperazione non finisce qui. Non tutti gli uccelli si riproducono ogni anno e quelli che non hanno una nidiata da allevare aiutano quelli che ce l'hanno. Ma c'è sempre chi non segue le regole. Rubare il cibo a qualcun altro è un modo facile di procurarsi un pasto veloce. Ma è un modo certo per far arruffare le penne. Invadere il territorio di un clan rivale può portare a zuffe che durano diversi minuti. E il vantaggio di vivere in un clan è che c'è sempre qualcuno disponibile per interrompere una rissa. È l'inizio di settembre. La pioggia è un lontano ricordo. E le temperature a metà giornata hanno iniziato a superare i 30 gradi Celsius. Le lagune si stanno prosciugando in fretta. Il vecchio maschio testardamente resta dov'è, ma gli resta poco tempo. Resisterà finché potrà, ma sarà costretto a spostarsi quando l'acqua svanirà completamente. I facoceri approfittano del fango fresco. Rigirandosi nel fango rimuovono i parassiti, ma è anche uno dei modi più efficienti che hanno per raffreddarsi quando le temperature aumentano. I facoceri sono lontani parenti degli ippopotami e come loro non hanno ghiandole sudoripare. Ricoprendo la pelle con il fango, riescono ad abbassare la temperatura corporea di almeno 2 gradi. Questa laguna è una delle poche nella valle in cui c'è ancora acqua. Attrae gli animali come una calamita.
Nella stagione secca gli impala non riescono ad assimilare abbastanza liquidi dal cibo e devono bere. Arrivano alla laguna nel momento più caldo e più sicuro della giornata, quando la maggior parte dei predatori è sdraiata all'ombra. È comunque un momento di tensione. Per i possenti bufali, che arrivano a pesare una tonnellata, attraversare il fango per arrivare all'acqua può essere pericoloso. Il fango è profondo e abbastanza viscoso da intrappolarli. Ma il disperato desiderio di placare la sete li fa andare avanti. Un banco di pesci gatto è già rimasto intrappolato. L'ippopotamo ha involontariamente tagliato la loro via di fuga. L'acqua è troppo bassa per coprirli completamente. Faticano a mantenere le branchie sott'acqua. I marabù africani hanno notato il movimento. Noti come uccelli becchini, queste cicogne dinoccolate dall'aspetto bizzarro sono di solito saprofaghe. Ma sono pronte a sfruttare qualunque occasione per mangiare. I becchi lunghi 30 centimetri però non sono adatti a prede come queste. I loro maldestri tentativi di mangiare hanno attratto un altro opportunista. Una giovane aquila pescatrice africana. All'occasione di mettere in pratica una tattica che le tornerà molto utile in futuro: rubare il cibo. I marabù africani sono alti 1,5 metri e l'apertura alare, che supera i 3 metri, è la più grande di qualunque altro uccello terrestre al mondo. Sono rivali formidabili. Però l'aquila pescatrice è dotata di artigli affilati e sta diventando brava a usarli. Non c'è onore tra ladri. I fratelli dell'aquila pescatrice cercano di sottrarsi a vicenda il cibo rubato. Le aquile pescatrici africane sono veri e propri pirati. Persino un genitore non rinuncia a rubare il cibo al proprio piccolo. È un mondo difficile. E prima lo si impara, meglio è. Nelle pianure, la stagione secca stringe la propria morsa. È metà settembre e il terreno è riarso. La famiglia di elefanti si sta recando al fiume.
Il piccolo dipende ancora moltissimo dal latte della madre e continuerà a prenderlo per almeno altri 2 anni. Deve bere 12 litri di latte al giorno e man mano che il clima si fa più arido, sua madre faticherà a produrne abbastanza. Si sono abbeverati in questo tratto di fiume molte volte. Ma oggi non sono soli. Sull'altra sponda del fiume c'è un secondo branco. Si stava procurando cibo lontano da qui, sulla scarpata, ma lì non c'era più acqua. Durante la stagione delle piogge, il corso del maestoso fiume Luangwa è profondo e largo. Funge da barriera tra l'argine orientale e quello occidentale. Ma ora a separarli c'è solo un tratto d'acqua che arriva alla caviglia. Le due famiglie si squadrano. Le proboscidi degli elefanti hanno milioni di recettori olfattivi e hanno geni che codificano 5 volte di più rispetto ai recettori olfattivi degli esseri umani. Infatti sono dotati del miglior olfatto del regno animale e sono in grado di riconoscere gli individui dall'odore. I nuovi arrivati sono in realtà vecchi amici. Non si vedono da mesi. Ma come recita un vecchio adagio, un elefante non dimentica mai. Toccarsi le proboscidi è l'equivalente di una stretta di mano. E appoggiare la propria proboscide su quell'altrui è il modo che gli elefanti hanno di abbracciarsi. I rapporti d'amicizia tra loro possono durare una vita. Nella colonia dei gruccioni fronte bianca, i nuovi arrivati non sono i benvenuti. Ogni anno, durante la stagione secca, i gruccioni carminio volano per centinaia di chilometri dal Sudafrica, dal Congo e dalla Tanzania per riunirsi nella valle del Luangwa e riprodursi. Questo è il primo gruppetto, poche centinaia di uccelli. Nel corso del prossimo mese ne arriveranno a migliaia. I piccoli gruccioni fronte bianca sono meno numerosi e più piccoli, ma non accetteranno l'invasione senza combattere. È fondamentale per loro difendere le proprie tane da questi diavoli rossi. Alla fine viene raggiunta una tregua instabile. I gruccioni carminio possono restare, ma si devono costruire i propri nidi.
È facile scavare la sabbia se si hanno gli arnesi giusti. I becchi ricurvi fungono da picconi. Le lunghe dita e i possenti artigli rendono le zampe perfette per scavare. Puntellare le penne della coda contro la parete rocciosa li aiuta a scavare senza perdere l'equilibrio. Scaveranno un tunnel lungo 2 metri o più nella sabbia per creare un luogo fresco e sicuro in cui deporre le uova. I gruccioni carminio faticheranno a trovare da mangiare nel periodo più caldo e difficile dell'anno. È la fine di settembre. Sono più di 5 mesi che non cade una goccia di pioggia e ogni giorno le temperature raggiungono i 37 gradi Celsius. Quest'anno i cambiamenti climatici nell'Oceano Pacifico, dovuti a El Niño, hanno causato una siccità che è anche più violenta del solito. Le pozze d'acqua sono scomparse quasi un mese prima rispetto all'anno scorso. In questa laguna il denso fango è tutto ciò che resta. Le farfalle si radunano qui per fare il pieno di minerali e succhiare quel poco di umidità che resta nel terreno. Ma dopo di loro arrivano altre creature alate. Gli avvoltoi. La loro vista è così sviluppata che sono in grado di individuare una carcassa da chilometri di distanza. Un bufalo è rimasto vittima del fango viscoso. Mentre sono in volo, gli avvoltoi cercano di capire se altri hanno trovato del cibo. Uno o due che atterrano per mangiare innescano una reazione a catena e ne arrivano a decine nel giro di pochi minuti. Un grosso stormo di avvoltoi è in grado di spolpare una carcassa nel giro di un'ora. Ciascuno di loro ingurgita in una sola volta quasi 1 chilo di carne, 1/5 del proprio peso. Gli acidi del loro stomaco sono così corrosivi da uccidere la maggior parte dei batteri, rendendoli immuni alle tossine della carne in decomposizione. La lussureggiante laguna dell'ippopotamo non c'è più. Non resta nulla tranne una trappola mortale di fango. Se rimanesse qui, potrebbe subire lo stesso destino del bufalo. Non ha altra scelta che approfittare del fiume, dove sarà inevitabile scontrarsi con maschi dominanti aggressivi. Dovrà lottare o morire. Manca ancora molto alla fine della stagione secca. Potrebbero volerci 2 mesi o più prima che nella vallata si riveda la pioggia. Il giovane elefante faticherà a tenere il passo del branco, mentre dovrà percorrere sempre più strada per trovare abbastanza da mangiare. Ma ad alcuni si presenteranno nuove opportunità.
Gli animali si radunano attorno alle ultime risorse disponibili. È un buon momento per i predatori. C'è sempre chi vince e chi perde nella valle del fiume Luangwa.